Come vendere una villa. In questo video andiamo ad approfondire l'argomento e andare nello specifico per scoprire come vendere questa tipologia di abitazione. Prima di iniziare, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina, rimani aggiornata, aggiornato su tutti i contenuti che riguardano la compravendita immobiliare. Per abitazione in villa o villa si intende un fabbricato anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato dalla presenza di un parco, terreno o un giardino. Si tratta di un immobile generalmente edificato in una zona urbanisticamente destinata a questa tipologia di costruzioni. Di solito infatti le ville non si trovano in centro città, a parte qualche eccezione, ma andiamo a capire adesso nello specifico quali sono i passaggi per vendere una villa e ricavare il massimo dalla vendita. Prima di tutto, come ogni vendita immobiliare, quindi quando si prepara e si pianifica la vendita, è opportuno controllare tutta la documentazione necessaria che serve poi per vendere l'immobile, in modo che qualora mancasse qualche documento, facciamo sempre in tempo a produrlo e a capire bene la situazione. Ho realizzato un altro video dove parlo di tutta la documentazione necessaria per vendere una casa. Lo troverete qui e anche in descrizione. Analizziamo l'anno di costruzione preciso, quindi quando è stata costruita, se è stata costruita molto tempo fa, quindi è una villa datata. Controlliamo anche le finiture, se sono finiture di pregio, storiche o antiche, oppure è stato ristrutturato. Dare una valutazione delle finiture, quindi come è messo l'immobile. E poi un altro passaggio molto importante, la valutazione reale commerciale della villa. Ho realizzato anche un video che parla nello specifico della valutazione immobiliare che troverete anche qui nella descrizione ed è una cosa molto molto importante perché è la base per l'ottenimento del massimo prezzo di mercato. Raccolti questi dati, si pianifica il piano di azione a seconda delle risorse che si hanno a disposizione, quindi quanto si può investire, quello che è già che puoi usare. Altra fase, la sponsorizzazione. Sponsorizzare un immobile non è semplice come sembra, visto che oggi è tutto a portata di mano con il web. Spiccare tra le centinaia di immobili o migliaia di immobili che ci sono sul mercato non è cosa semplice. Bisogna avere delle foto e dei video professionali e anche dei tour virtuali montati in un certo modo, in modo da usarli sia per i classici investimenti sui portali, ma anche sulle campagne social mirate. Molti dicono che le ville non possono essere sponsorizzate sui social, ma in realtà sì. Deve essere fatto ovviamente in modo diverso dalle altre tipologie di immobili. Per fare questo bisogna avere una conoscenza sia nel fotografare e nel riprendere gli immobili, ma poi anche nell'inserimento sui portali e sui social, quindi usare anche le parole chiave giuste. La sponsorizzazione deve essere quasi come già una pre-visita e poi si va più al sodo, l'organizzazione mirata delle visite. Portare gente a casaccio tutti i giorni, oltre a interrompere bruscamente la vostra privacy, non porta da nessuna parte. Bisogna andare in modo selettivo ed efficace, portare persone potenzialmente interessate, facendo una selezione prima. Riguardo gli open house che molti usano, per avere un evento efficace non serve fare un classico open house, apri, fai l'evento e tutte le persone vengono. Sennò poi si rischia, come appena detto, di fare troppo senza ottenere nulla. Fare un open house a numero chiuso, a invito, organizzando un evento particolare. Per esempio, hai una villa con tante piante d'olivo e ne ricavi l'olio, fai assaggiare l'olio, quindi spieghi come lo fai e in più vedono la casa, ma solo su invito e a numero chiuso. Questo sì che è un open house efficace. Quando poi si percepisce che il cliente è quello giusto, perché poi con la conoscenza accurata di come ci si rapporta con la clientela che viene a vedere casa, già da subito, già dai primi secondi, ti accorgi se c'è un interesse appena nato oppure no. E lì si va con le tecniche di negoziazione efficace e la trattativa. Questo non vuol dire che spingi con qualche trucchetto a far comprare la casa all'acquirente, ma capisci qual è il suo interesse e lo tiri fuori. Quindi nulla di così magico, ma è impegnativo. Chiudendo la trattativa, poi si va ad
al sodo, quindi se hai già tutta la documentazione, si fa una proposta, si fa un preliminare e poi si va all'atto. Per realizzare tutto ciò velocemente, se non sei del settore, è opportuno affidarti a un professionista esperto nel residenziale che conosca anche il settore delle ville. Per scoprire di più, qui sotto ci sono i contatti, li trovi anche nella bio, e ti regaliamo una consulenza gratuita per scoprire come posizionare il tuo immobile nel mercato immobiliare. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!